tra i premiati eccellenti di questa sera, Antonio Zecchile. Intanto io ti chiedo una riflessione sulle emozioni che hai avuto nel ricevere un premio prestige che veramente ha configurato vari segmenti del mondo dell'arte e dello spettacolo. Ma si è sempre contenti quando si riceve un premio, perché vuol dire che stai facendo qualcosa di buono. La cosa che mi gratifica di più è che in questo contesto c'è un'associazione, un onlus per bambini disagiati, che è la KIM, e quindi se io posso dare un piccolo supporto a migliorare la situazione di chi soffre, sono molto felice. Poi è un premio molto prestigioso perché ci sono dei nomi abbastanza molto importanti, il mio amico Buzzanca, Roncato, tu stessa Camila Natta, e poi la Lambertucci, Andy Luotto, insomma tutti personaggi abbastanza importanti del mondo dello spettacolo, senza dire abbastanza importanti del mondo dello spettacolo. Sì, persone che hanno come te costruito una carriera solida. Non a caso Antonio Zecchile comunque è un personaggio che regge al tempo, ma soprattutto rispetto al tempo si sa adattare come i camaleonti. Sei molto bravo in questo, io per questo ti ho sempre apprezzato. Allora, su quale stregua vorresti continuare, Antonio? Cioè, che cosa ti piace di più della tua poliedrica arte? Perché tu sei bravo in tante cose, adesso ti scopriamo anche scrittore, ma non solo. Quindi che cosa ti piace di più? Cara Camilla, io parto dal presupposto che quando le radici sono buone, l'albero è difficilmente lo butti giù. Io sono da tanti anni che vivo a Roma, ho iniziato col teatro, ma non con una battuta, il caffè è pronto. Io ho iniziato da protagonista, ho fatto Bukowski come Meperlini, poi ho fatto i sei personaggi Cecca d'autore con Enrico Maria Salerno e Zeffirelli a Londra, ho fatto tanti film, tante fiction. Con questo non è che ti voglio adesso dire tutto il mio curriculum, però sono un personaggio dove l'essenza di un uomo contrasta l'apparenza di un personaggio che è stato anche per certi versi un po' deriso o un po' preso in giro da Striscia la Notizia. Però c'è da dire anche una cosa molto importante, che quando sei su Striscia la Notizia o quando sei in televisione vuol dire che vali. Antonio, sono pienamente d'accordo con te, e adesso però rispondi alla domanda: cosa vuoi fare in futuro? Cioè la cosa che proprio ti piace di più, recitare, scrivere, che cosa? Io per il futuro mi auguro una sola cosa: la vita dei miei genitori, quella per me è la cosa più importante, poi il resto è un dettaglio. Sono belli come te? Beh, la mia mamma da giovane era veramente bella, io ho preso da lei in parte, lei ha degli occhioni azzurri stupendi, mio papà era un bell'uomo, però sono delle persone semplici che mi hanno tramandato i valori importanti della vita. Senti, chiudiamo lanciando così un pensiero alle organizzatrici di questo premio prestige, Mary e Sabina. Beh, vi faccio tanti complimenti perché hanno messo insieme un collage, un mix di tanti personaggi poliedrici, cantanti, attori, giornalisti, che non è facile organizzare queste situazioni, quindi un grande applauso e un ad maiora. Io su questo mi associo con Antonio, quindi un applauso veramente meraviglioso va a queste due donne che hanno tenuto duro e alla fine ci sono riuscite. Grazie.